Presso il Barion Hotel di Bari è avvenuta la conferenza stampa di presentazione del PDA, Partito delle Aziende Piccole e Medie Imprese. Dinanzi a più di 50 imprenditori e professionisti locali, siamo stati gli unici con le nostre immagini e le nostre telecamere a raccogliere le dichiarazioni del Presidente nazionale. Penso che la Puglia potrebbe essere il traino della rinascita dell'Italia, solo che bisogna metterla in condizione di poterlo fare. Perché il traino non è una risposta che forse hai dato anche in altre regioni? Allora ti dico, l'ho data in due regioni ben precise, Sicilia e Puglia, perché conosco la realtà, conosco le potenzialità, conosco le persone. E quando c'è la capacità di creare ricchezza, come in due regioni come la Puglia e la Sicilia, io penso che bisognerebbe puntare tutto su queste due regioni. Il risultato, come tu puoi ben vedere perché sei qui con noi, è stato che c'è stato un mezzo boicottaggio da parte di stampa e televisioni che ci aspettavamo, anche perché, come tu ben sai, a pochi chilometri da qui c'è la presentazione di Italia Futura con Montezemolo, dove c'è tutta la parte economica italiana che rappresenta la grande industria che gira con le Ferrari, che hanno gli yacht, che a nostro parere e a parere anche di qualche politico che ha voluto anche manifestarlo facendo delle telefonate e hanno voluto tenere nascosta la nascita di questo partito, forse perché noi rappresentiamo dei valori che loro da molto tempo non hanno più. Progetto trasversale, quando tu parli di azienda, nell'azienda c'è l'insieme tra imprenditore e dipendente, è come chiedere a uno se il sole è di destra o di sinistra. Noi siamo un progetto che vuole tutelare la piccola impresa, non ha collocazione, abbiamo una carta dei valori ben precisa, se una persona si rivede nella nostra carta dei valori, per noi è con noi. L'imprenditore è più di centrodestra, la nostra visione del mondo è tricolore, il valore della patria, il valore della famiglia, e questi sono valori che sono indubbiamente di centrodestra, non sono di sinistra. Proprio venendo qui a questo hotel ho fatto la via del mare, ed ho visto quanto è bello il mare della vostra Puglia. Io penso che il rilancio dell'economia in Puglia debba venire da turismo e agricoltura. Voi avete due forze che sono innegabili, che noi al nord non abbiamo. Agricoltura e turismo potrebbero essere il vostro rilancio. L'agricoltura potrebbe essere ritornare ad essere il granaio dell'Italia, la Puglia, quello che era un tempo la Sicilia. Il turismo, se avesse delle infrastrutture come ci sono a Rimini con il mare, lasciamelo dire, il mare che c'hanno a Rimini fa schifo, il mare che avete voi in Puglia è bellissimo, solo che non viene valorizzato perché mancano delle strutture ricettive che possono cogliere i turisti. Noi abbiamo cinque generali, tra cui ce ne sono due della finanza, due dei carabinieri e uno dell'esercito, perché hanno capito che il benessere è dato dalla serenità, la serenità viene dalla sicurezza. L'accesso al credito penso che sia il problema più grave che abbiamo nella piccola impresa, perché tu sai con le leggi di Basilea 2 e Basilea 3 l'accesso per le piccole imprese è diventato impossibile. I parametri, una piccola azienda dopo la crisi di 2 o 3 anni strutturale, perché è una crisi strutturale che si sta riversando e sta continuando nel tempo, rende impossibile accedere a dei parametri che sono stati imposti da paesi stranieri che non hanno le nostre caratteristiche.